Finalissima Open d'Italia FIC Big Sign 2022 Arzachena. Omini rossi per Davide Gatto, omini blu per Luigi Rosica. Una grandissima finale di singolo disputata su 2-7, l'eventuale bella. Si inizia al volo la specialità scelta da Gatto Davide per poi giocare un secondo set di rivincita al regolamento ganci scelto da Rosica. Partita iniziata subito ai 2000 all'ora con Rosica che segna il primo gol di mediana. Regolamento volo, ricordiamo ai non del settore, un regolamento dove i giocatori hanno la possibilità di stoppare la palla e tirare, quindi non c'è possesso palla attivo. Non si può palleggiare la palla, tutte le volte che si commette un'infrazione e o si subisce il gol si parte con la palla in mediana. Si hanno due tentativi, come potete vedere in queste azioni il primo servizio ti dà la possibilità di rischiare un po' di più, provare magari qualche schema. Bellissimo intanto il cavalluccio con l'omino centrale di Rosica che si porta sul 2-0. Invece il secondo servizio serve per consolidare la battuta. In caso di doppio errore, chiaramente cambio palla. In questo caso Davide Gatto sbaglia la pallina, ribatte. Tanto flash di Davide Gatto, leggenda di questo gioco, icona del singolo volo a livello italiano. E poi Rosica, bellissimo, un grande set. Un inizio set fantastico per Rosica che si porta sul 3-1 contro un avversario veramente, veramente molto preparato, Davide Gatto. Senza ombra di dubbio uno dei migliori volisti della storia d'Italia a questo gioco. Si gioca il primo posto, intanto avete visto doppio errore in battuta, palla, passo in possesso Gatto. È un peccato che non riusciate a vedere anche la postura e i movimenti del corpo dei due giocatori, perché gestire quattro stecche è veramente complesso, chiaramente con due mani, quindi bisogna volare tra una stecca e l'altra, poi ogni giocatore applica la propria strategia. Vedete Gatto ad esempio gioca con la mediana, con il portiere, scusate, fisso, mano sinistra fissa in porta. Posiziona la stecca del 2 e poi intanto Rosica 4-1. 4-1-6 in questo primo set di finale Open d'Italia FICB Xine 2022. Intanto, come sempre, chiediamo a voi da casa di supportare il canale, di supportare il Calcio Balilla e questi atleti mettendo un like a questo video, sarebbe veramente un gesto molto apprezzato, e perché no magari una condivisione sulla bacheca di qualche vostro amico. Ritorniamo in partita, 4-1 sempre il parziale di questo primo set. Chiamato il fallo, vedete del 3, stecca alta. Non si può tirare con le stecche alte se non sono impugnate, quindi tira con stecca alta, Rosica chiama infrazione, ribatte in mediana. Ferma la palla in fallo. Davide Gatto dal centro.
preferisce non rischiare rosica, ferma così la palla concedendo la battuta di infrazione a Gatto. Una specialità veramente complessa che unisce potenza, riflessi, lettura dei tempi della partita, lettura dei momenti, veramente un gioco molto 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 complesso, il singolo volo. Tanto Rosica tenta con una serie di cavallucci. Cavalluccio è quel tiro che manda la palla sulla sponda laterale e la triangola in porta, quindi una sorta di tiro sulla sponda e arriva direttamente in porta formando un triangolo. Chiama il fallo Davide Gatto sul punteggio di 5-1, un gol separa Rosica dalla vittoria del set. Si andrà poi a giocare il secondo set regolamento ganci, a prescindere da come vada l'esito di questo. Cerca l'affondo Davide Gatto e trova una bellissima spondina. E Rosica, veramente set fenomenale. Lo chiude 6-2 per lui, una partita per Rosica. Si parte adesso al regolamento ganci. Ci spostiamo in un altro mondo, in un altro significato del calcio balilla. Esattamente l'opposto del set volo, quindi possesso palla, palline più lente, possibilità di aggiustare la palla, palleggiare, fermare la palla, tutto il contrario. Gioco dove però viene valorizzata la tecnica pura di ogni giocatore. Chiaramente il regolamento ganci non significa che sia obbligatorio fare i ganci, si può giocare anche al volo, si può segnare al volo, al tradizionale. In questo caso vediamo Rosica concludere il secondo gol in snake shot, una tecnica internazionale che consiste nel pinzare la palla tra l'omino e il campo da gioco, creando così una forma di attrito, un sistema che permette di spostare la palla con movimenti rapidi e fulminei per tirarla poi direttamente in porta ruotando la stecca 360, che in questo caso, in questo regolamento, viene accettato. Giusto per un cenno curioso, intanto Gatto recupera. Un cenno curioso, il regolamento ganci è quello più utilizzato a livello mondiale. Tanto Rosica prova un'esecuzione al tradizionale, la prima volta sbaglia ma poi la butta in porta. 4-1 in questo secondo set, Rosica davvero in grande grande forma. Un Davide Gatto preso forse alla sprovvista, al suo regolamento, al volo. Aganci non riesce forse ad esprimere tutta la sua immensa potenzialità. Rosica invece molto preparato anche in questa disciplina. Ricordiamo Rosica componente della nazionale italiana di calcio balilla. Quest'anno ha sfiorato l'impresa giocandosi un terzo quarto posto al doppio classico. Intanto bellissimo gol di Rosica, passaggio gancio, lo rivediamo in rallenti, tic tac tra gli omini.
conclude con una frusta centrale, grande gol di Rosica, 5 a 1 il parziale di questo secondo set. Per ora possiamo dire piena dominazione da parte dell'atleta campano sul palermitano Gatto. Tenta Davide Gatto e trova il gol al volo, che grande fair play anche in campo. Ci guardiamo gli highlight finali di questa partita che si conclude dopo un'estenuante battaglia ai vantaggi, un Davide Gatto fenomenale che riesce a recuperare al regolamento ganci sull'atleta Rosica. Palla in porta Davide Gatto, si disputerà i vantaggi questo finale dell'Open d'Italia categoria singolo FIGC Big Sign 2022 qui dall'auditorium di Arzachena. E Rosica marca il tentativo di spondina di Davide Gatto, segnando così il primo gol importantissimo. Un gol separa Rosica dalla vittoria di questo Open nazionale. Riesce a trattenere la palla dopo l'incertezza, se la passa in maniera magistrale, sfruttando il corridoio e poi ancora sul centrale. E grande prestazione di Rosica che si aggiudica questo Open d'Italia. Un saluto da Calcio Balilla 24, la prossima partita.